Coglioni però, la faccio la pena. Ciao a tutti, ben arrivati nella serra dei pomodori, mitis pomodori, siamo in piena raccolta. Ce l'abbiamo fatta, grazie ai consigli di Elisa che è un po' spazientita dai pomodori, però li abbiamo seguiti molto bene. Ah sì. E allora, il risultato per ora è molto buono. No, il risultato molto, diciamo che siamo stati molto contenti. Perché? Perché questi pomodori che abbiamo trapiantato la metà di marzo, abbiamo iniziato a raccoglierli al 10 di giugno e siamo ancora in raccolta. Ovviamente non è stato un gioco da ragazzi, perché abbiamo sempre seguito tutte le sfeminellature e siamo entrati anche con diverse iperfertirigazioni e anche concimazioni fogliari. Perché appunto ogni potatura, ogni seminellatura, e quindi lasciavamo un'apertura sulla pianta, andavamo poi a coprire con polvere di roccia, propoli, microrganismi, insomma un mix di prodotti che assicurava, insomma, di cicatrizzare anche. Infatti le foglie sono ancora belle colorate di zeolite, insomma si vede che siamo passati, però prodotti assolutamente mangiabili. No. Poi bisogna dire un'altra cosa, che ha aiutato avere le serre, le aperture laterali delle serre, che hanno permesso di essere sempre, di avere un arreggiamento costante. Poi altra cosa, anche il clima, ovviamente ogni stagione ha la sua storia, anche il clima, perché sopra i 30 gradi abbiamo la pianta comunque soffre. In qualunque caso, quindi cadono i fiori, fa fatica la legagione dei frutti e anche vediamo una cosa, adesso stiamo attraversando giornate piuttosto calde, e allora cosa capita? Che per esempio il pomodoro non sintetizza più il licopene del colore rosso, e allora troviamo magari piante che invece di sintetizzare il licopene sintetizzano il carotene, che è invece di colore giallo, quindi può la punta magari rimane non rossissimo quando la tagli. Giusto Fede? Licopene, sì. Carotene? Sì, licopene. Molto bene. Viva il licopene! Poi... Aspetta che ne darò uno a Vale. Oh. Qua Vale. Questo è per te. Grande. Eccolo. Vale che tumne. Eccolo qua. Fibeo. Tac. Qua con le cime cosa farete? Sono hanno giunto... Sì, allora qua noi abbiamo messo... Avevamo due file di pomodori. Questa fila qua abbiamo legato direttamente il filo sul palo alto della serra. E non abbiamo messo invece, come nell'altra fila, il gancio, il famoso gancio che si può poi abbassare il pomodoro, quindi quando arrivano a livello, adesso che sta toccando il telo, cimeremo le punte e lasceremo che poi partano altri rami laterali e andremo a cimare di volta in volta. Comunque adesso bisogna dargli uno stop alla crescita, basta questo. Poi adesso siamo anche abbastanza contenti perché anche i palchi superiori non hanno subito grossi danneggiamenti, nel senso che comunque li abbiamo trovati quasi tutti senza il marciume, il culo nero, come lo chiamo io, perché ovviamente le branche superiori sono quelle che faticano di più ad assorbire i nutrienti, in questo caso è il calcio che provoca il culo nero, però ovviamente non tutte le piante, non tutte le ciambelle sono riuscite con il buco. Insomma, la difficoltà di assimilare il calcio. La difficoltà di assimilare il calcio, sì. È come gli italiani dopo i risultati del 20 dell'Europeo. Sì, è una conseguenza di tutto quello che succede. I pomodori rispecchiano la vita. E qua hai consociato una consociazione d'urgenza, mi dicevi. Sì, perché fuori continuava a piovere in quel periodo, avevamo perso dei trapianti di lattuga, qui si era liberato che avevamo delle coste, credo, abbiamo fatto un trapianto volante di lattuga
E invece l'altra consociazione che era di qua su questa fila, del Basilico, qua. è ancora abbastanza bello. Abbiamo raccolto tantissimo anche il Basilico, e anche questo è un mese che raccogliamo ogni volta in cassetta pomodori col Basilico, sempre in accoppiata. Quindi Bellissimo. continuando a cimare le piante, insomma, Esatto, riuscivano poi. poi a ributtare bene. Adesso cominciano anche loro a invecchiare, però è stata un bel mix riuscire a proporre poi dei pomodori sempre abbinati al basilico, ma ho visto che è stato molto apprezzato. Ecco, abbiamo fatto appunto due differenti file, di qua i costoluti ordibue grossi, invece di qua questi sono dei San Datterino, Marzanini, sì, un datterino datterino un peretto. po' più grosso, quindi per dare sempre un mix tra pomodorini e pomodoro da insalata, diciamo. Bueno. Quindi adesso Contenti? contenti, è andata bene. Adesso la prossima sfida è quella di portarli avanti fino a settembre-ottobre, perché se riescono a stare, superare insomma questi grandi caldi bene, poi Sta piante qua riesce a portarle l'altra avanti. volta, l'anno scorso, abbiamo raccolto fino a ottobre. Bello. Ovviamente con produzioni limitate, ma ecco, Lina, E che dire? adesso cosa faremo? Cosa Adesso andiamo a fare? io stavo cercando, però evidentemente ho dato una passatina a mano e li ho contenuti. Ci sono tante cimici. Allora, per adesso abbiamo abbastanza cimici verdi, però anche cimici asiatiche. E allora, siccome io so che arriveranno, adesso andremo a fare la trappola a feromoni. Autocostruita, abbiamo chiamato un ingegnere specializzato, Sì, eccolo qua, dietro la tanto vale telecamera, farsela da che si sole. fa tutto, e quindi ci facciamo una bella trappolina. Poi ce la lasci qua, eh. Forza. Vediamo a vedere come si comporta nei mesi, come se abbiamo dei risultati in Sì, vista di ottobre. vedere se ci sono, se è un successo o mediocre Un o awesome, investimento ecco, da fare oppure malaugurato. no. E anche perché ad ottobre cosa c'è? Si può dire? No, dai, aspettiamo. La sagra dei cimici, no. Lo diremo, dai. Sì, Speriamo dai, solo. basta spoilerare Ah. tutto. Qua c'è un pomodoro Camminante. nascosto, qua non si può far vedere chi è. Bueno, avanti con gli aggiornamenti, quest'anno pioggia di video. Avanti tutta! Ciao, Ciao! viva! Ciao!